Mattea, bentornata qui a Colazione Farmacia. Facci mangiare un po' di carciofi anche oggi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora? Beh, Allora, oggi la ricetta è di carciofi ripieni. buona, 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 buona. Buona, buona, Sì. sì. Allora, vi servono 4 carciofi romani, 150 g di pan grattato, il succo di un limone, uno spicchio di aglio, del timo, qualche cucchiaio di olio extravergine d'oliva e poi 4 cucchiai di parmigiano grattugiato oppure di pecorino, sale e pepe. Ecco. E dovete procedere così, dovete riscaldare il forno a Sì. 180 gradi, pulire come al solito i carciofi eliminando le foglie esterne, tagliare le punte e i gambi, pelare i gambi e tritarli finemente, poi dovete sbollentarli in acqua per circa una decina di minuti. Sì. A questo punto li fate sgocciolare, eliminate come al solito la barbetta e li allargate un pochino, gli fate un po' di spazio per il ripieno. Il ripieno dovete mescolare in una ciotola il pan grattato, il timo, i gambi tritati, il parmigiano oppure il pecorino, l'aglio spremuto e 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Li dovete salare leggermente e riempite questi carciofi con questo impasto. Poi prendete una teglia, mi raccomando che sia una teglia, diciamo, a misura in modo che il carciofo riesca a rimanere in piedi. Sì. E gli mettete un pochino di olio, un po' di acqua e lasciate cuocere fino a quando i carciofi non saranno, diciamo, morbidi e dorati. Ecco, molto buona, anche se uno volesse eliminare, insomma, il parmigiano e il pecorino, potrebbe anche diventare una ricetta vegana. È comunque una ricetta vegetariana, è Certo. molto interessante. Tra l'altro, i carciofi romani, correggimi se sbaglio, sono le mamme o no? Sono quelli proprio un po' Eh sì, cicciottelli. esatto. Ok. Adesso, insomma, non so se li trovi dappertutto in questo momento, però insomma, se avete un fruttivendolo di fiducia, secondo Anche me se li chiedete, magari si possono esatto. È chiedere. una ricetta ovviamente molto leggera, Sì. che può essere sia un secondo piatto completo, sia ovviamente un contorno. Il parmigiano e il pecorino contengono proteine ad alto valore biologico e poi sono privi di lattosio. Sì. Poi i carciofi, come abbiamo visto insomma in questi giorni, uniti al timo, al parmigiano e al pecorino, contengono tantissimo calcio e quindi con questo tipo di ricetta si può, diciamo, fare il pieno di sali minerali che sono importanti per il metabolismo, per la contrazione muscolare, per la salute delle ossa. Perfetto, quindi facciamo il pieno di calcio con questa ricetta. Non ci riferiamo allo sport che sta imperversando in queste settimane perché è tornata la Champions League. Parliamo ovviamente del sale minerale. Mattea, domani ci ritroviamo e ci risentiamo per l'ultima ricetta. Intanto, grazie mille, buon appetito. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao.